In Granda 8.000 infortuni sul lavoro all'anno, l'analisi di Pensa, dirigente Inail, situazione tutto sommato sana. Bocconi avvelenati sui sentieri della Valle Stura, i carabinieri forestali presidiano le zone e mettono in guardia, attenzione se camminate con i vostri cani. 4 milioni in arrivo dalla regione per i comuni della Granda colpiti dall'alluvione del 2019, finanzieranno 43 interventi. Limone Piemonte si prepara ad un'estate ricca di eventi, tra cui spiccano le competizioni di mountain bike con la Via del Sale a fare da scenario. Un saluto dalla redazione di Telegranda, ben ritrovate ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura un approfondimento su un tema molto importante e delicato e purtroppo ancora troppo spesso di attualità, quello che riguarda gli infortuni sul lavoro. In Granda sono 8.000 all'anno, abbiamo chiesto un parere ed un'analisi sull'argomento, analisi della situazione della provincia Granda, al dirigente provinciale Inail Aldo Pensa, dirigente per quanto riguarda la provincia di Cuneo, che definisce il nostro territorio dal punto di vista degli infortuni sul lavoro, tutto sommato un territorio sano. Ascoltiamolo. La provincia di Cuneo come sta a livello di sicurezza sul lavoro? Allora, la provincia di Cuneo è una provincia sana dove c'è collaborazione di tutti gli attori, di tutti gli enti pubblici, delle associazioni datoriali, dei sindacati, di tutti gli attori coinvolti. In linea generale, un quadro generale degli infortuni vede negli ultimi 5 anni un numero costante di infortuni. Eravamo abituati in passato a una riduzione lenta e costante ma lenta, dovuta a tutta una serie di fattori, l'evoluzione tecnologica e non ultimo anche il lavoro di prevenzione che si fa tutti assieme. Negli ultimi 5 anni gli infortuni sono rimasti stabili a 8.000 all'anno. Allora, per fortuna scendono gli infortuni più gravi, ma non scende il numero complessivo, quindi questo è un dato su cui dobbiamo riflettere e su cui si deve lavorare tutti assieme. Gli ultimi 3 anni hanno visto il Covid, lo stesso Covid viene tutelato e risarcito dall'INAIL una volta che quando viene contratto in ambiente lavorativo. Nel 2020 abbiamo avuto 2.600 casi di Covid. E più della metà hanno coinvolto delle lavoratrici donne. Questo è un pensiero, è una cosa che io voglio sottolineare per dire quanto dobbiamo alle donne anche in questo ambito. Quindi siamo passati da 2.600 Covid nel 2020 a 600 Covid l'anno scorso, 2021, segno che i vaccini hanno fatto il loro lavoro. Il dato sorprendente è che adesso ad aprile siamo già risaliti a 600 contagi, 600 Covid in ambito lavorativo e siamo solo ad aprile. E per quanto riguarda poi i settori, abbiamo detto 8.000 infortuni all'anno, 6.000 circa nell'ambito dell'industria, quasi 1.800-1.900 all'anno nell'agricoltura e il resto negli altri settori. Nell'ambito del conto Stato abbiamo anche gli infortuni che coinvolgono gli studenti. È un dato francamente sorprendente quello che gli studenti rappresentano l'80% degli infortuni in conto Stato, cioè sono 4 volte di più di quelli dei dipendenti pubblici. Sono infortuni quasi sempre non gravi, ma è un dato che fa riflettere, cioè parliamo di 300 infortuni all'anno che coinvolgono studenti nelle scuole, i quali vengono tutelati quando fanno attività di laboratorio, attività pratiche, educazione fisica e poi quando si fa alternanza scuola-lavoro. Una delle novità legislative del 2019 è che gli studenti che fanno attività alternata scuola-lavoro sono tutelati anche in itinere, cioè nel tragitto tra la scuola e il posto di lavoro. L'ultimo dato, l'ultima percentuale riguarda gli stranieri che vedono coinvolti gli stranieri il 20% degli infortuni totali, quindi è un dato più alto rispetto alla loro percentuale sulla popolazione. Ciò sta a significare che evidentemente gli stranieri sono più esposti al rischio, hanno mansioni più sacrificate. Per quanto riguarda i mortali, anche qui il 25% degli infortuni mortali coinvolge lavoratori stranieri. Gli infortuni mortali, che sono la tragicità, sono circa 20 all'anno.
dovrebbero arrivare a zero, bisogna dire la verità, si tratta di episodi singoli, specifici, in itinere o sui quali che sono difficili da categorizzare e da elevare a sistema per poter intervenire attraverso un'azione di prevenzione, ma bisogna farlo comunque. Ed ora il consueto aggiornamento per quanto riguarda la situazione della pandemia, del Covid a livello regionale, con i dati che ci arrivano proprio dalla regione, 3.803 i positivi, la percentuale tra positivi e tamponi effettuati è del 12,3%, i tamponi effettuati oggi sono 30.970, crescono i ricoveri ordinari di più 9 e sono al momento 710, leggero calo, leggerissimo calo di meno 1 per quanto riguarda il ricovero in terapia intensiva, sono al momento 19 in Piemonte e ci sono due decessi registrati nella giornata di oggi. La cronaca ci porta in Vallestura, dove da alcune settimane arrivano diverse segnalazioni di bocconi avvelenati lasciati sui sentieri, che in alcuni casi hanno anche provocato la morte dei cani che passeggiavano insieme ai propri padroni. Da allora i carabinieri forestali hanno deciso di informare oltre al fatto che stanno monitorando e bonificando le zone, anche ad informare i cittadini ed a invitarli a stare attenti. Bocconi avvelenati lasciati sui sentieri che uccidono gli animali. Sono numerosi i casi segnalati nelle ultime settimane in Vallestura, in particolare nelle zone di Demonte e Aisone. Su sentieri molto frequentati dalle persone, spesso utilizzati per passeggiate fatte insieme ai propri cani, si trovano abbandonati dei bocconi avvelenati e non si tratterebbe di una novità, considerando che già negli anni scorsi erano accaduti episodi simili. Dopo le richieste di maggiore attenzione da parte di alcuni proprietari di cani che hanno visto morire a causa dell'avvelenamento i loro amici a quattro zampe, i carabinieri forestali hanno deciso di informare la popolazione attraverso una nota, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione qualora si decida di percorrere sentieri della zona di Demonte e Aisone in compagnia del proprio animale domestico. L'invito è anche di segnalare a sindaci e autorità competenti eventuali ritrovamenti di esche sospette, in modo che vengano tempestivamente attivati gli appositi protocolli ministeriali. Le zone sospette, assicurano i forestali, continueranno ad essere bonificate dai cani antiveleno, anche con la collaborazione di cani di altri enti. Altra segnalazione, altro invito a stare attenti ai cittadini per evitare possibili truffe arriva dalla regione Piemonte in seguito a varie segnalazioni avvenute negli ultimi giorni su possibili truffe appunto con telefonate o visite di sedicente personale regionale. La regione informa appunto che non sono in corso contatti telefonici o visite a domicilio e in aziende da parte di nessuno dei propri dipendenti per l'acquisizione di informazioni sui contratti delle utenze di luce e gas, né per l'erogazione di bonus o rimborsi e per altre cose simili. La regione raccomanda dunque a tutti i cittadini di diffidare di proposte anche simili e comunque di non rilasciare i propri dati personali e sensibili a sconosciuti. L'ente viene sottolineato nella nota diffusa alla stampa, si è già attivata per segnalare specifici casi alle autorità competenti. Cambiamo argomento, sono in arrivo quasi 4 milioni di euro di contributi dalla regione Piemonte per i comuni della provincia di Cuneo colpiti in maniera grave dall'alluvione del 2019. Serviranno per finanziare 43 interventi per le opere che sono state appunto danneggiate nel 2019. Sono 43 gli interventi per le opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni di ottobre e novembre del 2019 nella provincia di Cuneo, per i quali sono stati sbloccati da Roma 3.680.000 euro. Tali somme fanno parte del sesto pacchetto di contributi da 12,4 milioni per 132 interventi che la Regione Piemonte destina ai comuni e alle province per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del
del suolo da frane e caduta massi, ripristino delle opere di edilizia comunale, della viabilità e igieniche, oltre che di difesa idrauliche e della regimazione dei corsi d'acqua. In particolare, i contributi andranno ai comuni di Bastia Mondovì, Brossasco, Carrù, Castelletto Uzzone, Castelnuovo di Ceva, Castiglione Tinella, Corte Emilia, Cossano Belbo, Dronero, Garessio, Gorzegno, Levice, Lisio, Manta, Marsaglia, Monesiglio, Montaldo di Mondovì e Monteuro Ero. E ancora Ormea, Paesana, Pagno, Pezzolo Valluzzone, Piobesi d'Alba, Roburent, Rocca Bruna, Rocchetta Belbo, San Peire, oltre ancora Santo Stefano Belbo, Scagnè, Somano e Villar San Costanzo. Nella lista figura anche la provincia di Cuneo. Dalla regione evidenziano come l'ente sia sempre attivo nel reperire le somme da destinare alle amministrazioni locali per gli interventi. A pochi giorni di distanza dal finanziamento da 66 milioni di euro per le spese legate all'alluvione del 2020, è infatti ora disponibile quest'ulteriore stanziamento che va a coprire le necessità dei comuni, soprattutto i più piccoli. Nei prossimi giorni, comuni e province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo. Prestigioso riconoscimento per il lavoro svolto dalla città di Cuneo nell'ambito delle candidature al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che concorre alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città. Il Comune di Cuneo ha partecipato a questo bando presentando due proposte, entrambe ammesse a finanziamento. Una delle due, dal nome Comunità Integrata nella Natura, è stata selezionata addirittura tra le 271 ammesse per essere presentata pubblicamente, perché di particolare pregio architettonico, con soluzioni in chiave integrata e sostenibile, perfettamente in linea con gli obiettivi del bando. Ed allora, nella giornata di mercoledì, sono stati invitati a Roma a illustrare questo progetto il sindaco ed altri rappresentanti del comune, insieme al team dello studio Carlo Ratti, il soggetto incaricato della redazione del progetto. Ed ora parliamo di siccità, torniamo a parlare di siccità che continua a preoccupare sul territorio, con soltanto un paio di giorni di pioggia dall'8 dicembre in poi. In vista delle vacanze pasquali, l'ente che coordina e governa il ciclo idrico in provincia rinnova l'appello, già emesso nelle scorse settimane, ad evitare nel modo più assoluto gli sprechi d'acqua. In vista delle vacanze pasquali, lato 4 del Cuneese, ovvero l'ente che coordina e governa il ciclo idrico nella nostra provincia, rinnova l'appello già emesso nelle scorse settimane ad evitare nel modo più assoluto gli sprechi d'acqua. In tutto l'inverno, infatti, in particolare dall'8 dicembre, sono stati 2-3, a seconda delle zone, le giornate di pioggia. Una situazione che sta influenzando in modo decisivo gli approvvigionamenti di acqua nelle fonti in montagna e nei pozzi sorgenti, che servono per tutte le reti di acquedotti coordinate appunto da Ato 4 Cuneese. L'ente di governo dell'acqua nei giorni scorsi ha inviato una locandina a tutti i comuni della Granda, materiale informativo e di sensibilizzazione da stampare per l'affissione nei municipi e da postare sui social. L'acqua potabile, recita lo slogan, è una risorsa limitata, non sprecarla. Dopo gli ultimi incontri di confronto tra i vertici del lato 4 Cuneese e i responsabili delle società di gestione degli acquedotti, sono emerse però altre possibili criticità. Nelle prossime settimane, spiegano dall'ente, ci sarà l'esigenza di riempire le piscine di abitazioni e case private. Per farlo, senza influire sulla rete d'acquedotti, se non si possiede un proprio pozzo, invitiamo tutti a contattare il proprio gestore di zona e a chiedere indicazioni sulle modalità e le possibili alternative, come l'acquisto di un'autobotte. Va evitata, nel modo più assoluto, la pratica di utilizzare il rubinetto dell'acqua potabile della rete pubblica. Inoltre, lato 4 invita a rivolgersi ai gestori dell'acquedotto anche per altre pratiche che consumano molta acqua, per esempio i trattamenti delle vigne e dei noccioleti, sempre per chi non possiede pozzi per uso agricolo. Intanto, anche i comuni iniziano a prendere provvedimenti, per esempio il comune di Saluzzo. In anticipo di diverse settimane, la città del Marchesato ha avviato la stagione irrigua nelle campagne, impostando il sistema di canalizzazioni in modalità estiva, ovvero lasciando passare un volume d'acqua maggiore, proprio come si fa nei periodi caldi, quando campi e colture sono più assetati.
Tra pochi giorni, come sappiamo, è Pasqua, poi ci sarà la Pasquetta in cui è tradizione fare barbecue e grigliate. E a proposito proprio della siccità di cui si è parlato nel servizio precedente, arriva un invito da parte dell'AIB, l'antincendi boschivi, con la campagna Non grigliare il bosco per sensibilizzare tutti sui gravi rischi e sulle conseguenze in caso di accensione di fiamme in aree boscate, visto che visto il momento c'è quanto mai il rischio a causa della siccità per le temperature elevate, per l'assenza di significative precipitazioni, appunto come abbiamo sentito da inizio di dicembre. Cambiamo argomento. Il 21 di aprile è la giornata nazionale per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del cavo orale, un appuntamento istituito con l'obiettivo di sensibilizzare e di promuovere azioni di prevenzione come lo screening clinico, a cui l'azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo aderisce. Aderisce come? Con delle visite guidate previa prenotazione. Il 21 di aprile la Società Italiana di Otorino-Laringoiatria promuove una giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale. Prevenire significa ridurre l'incidenza dei tumori, significa informare su quelli che sono i fattori di rischio fondamentali, nella fattispecie il fumo, l'abuso di alcol, la scarsa igiene orale. E la diagnosi precoce significa identificare le lesioni quando sono ancora in una situazione minima che permette un trattamento con alto tasso di successo e con delle ridotte conseguenze per il paziente che subisce questo trattamento. Per questo motivo la nostra struttura mette a disposizione visite specialistiche per tutte le persone che ne facciano richiesta. In particolare ci rivolgiamo però a quelle persone che sanno di essere esposte ai fattori di rischio, a chi fuma, a chi consuma molto alcol e a quelle persone che sanno di avere delle lesioni anche molto piccole a livello del cavo orale che hanno già notato, che non tendono a non guarire spontaneamente e che non sono ancora state viste da nessun medico. Sarà Andrea Bocelli ad aprire la generazione delle idee, talento, ambiente e inclusione, il ricco calendario di eventi che la Fondazione CRC organizza nel 2022 per il suo 30° compleanno. Martedì 10 maggio l'artista italiano, oggi più conosciuto a livello internazionale, parlerà a migliaia di ragazzi delle scuole superiori della provincia di Cuneo al Palazzetto dello Sport, all'interno di un evento che la Fondazione CRC organizza con l'Andrea Bocelli Foundation, con la quale è impegnata in un importante progetto sull'isola di Haiti per sostenere l'accesso ad una istruzione equa e di qualità di tutti i ragazzi. L'incontro sarà moderato dal giornalista Paolo Giordano, guiderà gli studenti alla scoperta dei propri talenti e dell'importanza di coltivarli con impegno e passione. Altri appuntamenti importanti di natura diversa sono quelli che animeranno l'estate di Limone Piemonte, protagoniste in particolare le Due Ruote e lo splendido scenario, lo splendido percorso della Via del Sale. Limone Piemonte si prepara ad un'estate ricca di eventi, finalmente senza lo spettro della pandemia a rendere tutto più difficile. Protagoniste in particolare le Due Ruote, con due gare di primo piano e di grande suggestione. La prima, la Gran Fondo, la Via del Sale, è in programma sabato 18 giugno, riservata alle mountain bike, presenta un percorso di 50 km con partenza da Limone Piemonte e arrivo in Liguria attraverso scorci straordinari. Poche settimane dopo sarà nuovamente il momento di mettersi in bici. Il 9 luglio va infatti in scena la Transalp Experience Limone Sanremo, 2000 anni di storia in 95 km di pura bellezza, ancora lungo l'alta Via del Sale. Presenta questi appuntamenti così importanti l'organizzatore Elio Bottero. Sì, abbiamo la Via del Sale che è il 18 di giugno in concomitanza con l'apertura dell'alta Via del Sale e che in quel weekend sarà molto.
motor free, quindi dedicato solo alle biciclette, ai pedoni, ai cavalli, e, che è un gran fondo con due percorsi, uno da 50 km, 2246 metri di dislivello, e un'altra più, diciamo, facile da 30 km con partenza da 1400, mentre la lunga parte da Limone e torna a Limone, arriva a Limone, facendo 5 forti sabaudi e arrivando a 2250 metri di altezza, da dove si può vedere il mare in una giornata nitida e anche la Corsica. Il percorso è leggermente innovativo, quest'anno cambierà qualche cosetta, ma per renderlo più facile, perché aveva una salita un po' troppo dura prima. Sempre sulla Via del Sale noi facciamo la Transalp, organizziamo la Transalp, che è un raduno cicloturistico con e-bike e con mountain bike muscolari, che parte da Limone e arriva a Sanremo, tutto sulla Via del Sale, tutto su strade bianche, percorrendo i sentieri in alcuni casi, con accompagnamento di guide della regione Piemonte. Questi eventi di cui abbiamo sentito parlare nel servizio sono naturalmente promossi dall'ATL del Cunese. Allora, arriva proprio una notizia di pochi minuti fa che riguarda l'ATL del Cunese, riguarda la conferma, presidente, di Mauro Bernardi, una conferma che è arrivata proprio in seguito all'elezione nel consiglio dell'ATL che è avvenuto oggi pomeriggio. Ora andiamo a Monasterolo di Savigliano per conoscere la storia del signor Franco, che con grande ingegno e creatività realizza modellini e miniature delle cappelle del paese. E dentro il castello di Monasterolo c'è un altro castello in miniatura, che è una delle tante creazioni del signor Franco, che realizza queste miniature del castello ma anche delle cappelle del territorio. Come la fate? C'è un po' di tutto, c'è cartongesso, c'è tagliate di mattoni, poi tutto pezzi di scarto. Certo, è un lavoro certosino che però è una riproduzione fedele. Sì, 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 più o meno per questo qui si gira anche, può vedere dall'altra parte del castello. Ecco, quanto impiega a realizzare un'opera del genere? È messo abbastanza tempo. Ecco, insomma, 360 gradi proprio. Uno lo può vedere bene. Ecco, questo è il castello, ma ci sono poi tante cappelle del territorio. Questa qui non esiste più. Okay. Ho trovato una foto, loro l'ho riprodotta. E le altre anche sono di questo territorio? Sì, sì, tutte. Una via Sant'Anna di questa parte lì. Era quella là, la Cappella dei Belli, per andare a Savigliano. E quella là dove c'è una cascina, sempre verso Rigrasso. Ecco, e lei ha messo a disposizione queste riproduzioni dentro il castello di Monasterolo. Ma il sindaco mi ha detto, ha avuto piacere, io ancora di più, perché abbiamo messo qui così, perché io le avevo a casa. Ecco, perché spieghiamo ai nostri telespettatori che lei è una figura storica di Monasterolo, che si è occupata per tanti anni del paese adesso. Ho fatto più di 30 anni qui, poi sempre. Prima mio padre, è tutta una storia un po'. Ecco, allora chiediamo anche a lei come si vive a Monasterolo. Insomma, bene, bene. Sì, sì, no, come ambiente normale, tutto come una volta. È abbastanza. La gente è raccolta, tutto. Certo. E allora la lasciamo costruire altre cappelle, altre opere del territorio. A me mi piace i presepi, a dire le mostre dei presepi. Abbiamo fatto tante mostre dei presepi, e poi con il Covid non è più stato. Però sì, si faceva anche qui la mostra presepi, certo. Ma fa 3 anni o 4 anni qui dentro. E allora buon lavoro per le prossime creazioni. In chiusura la notizia di sport: è stato ufficializzato il programma dei quarti di finale della gara 3 dei quarti di finale dei playoff di pallavolo femminile. Cuneo, dopo l'impresa in casa contro Novara, ha portato la sfida a gara 3. Gara 3 si disputerà sabato 16 aprile alle ore 18, naturalmente a Novara. È tutto per questa edizione del nostro notiziario. Grazie per averci seguito e buona continuazione con la nostra programmazione. Arrivederci.